Controlli intensificati, orario di servizio aumentato e incremento delle attività di sicurezza urbana per favorire la legalità. È questa la linea del nuovo comandante della Polizia Municipale di Isernia, Antonio Di Nardo, che ha da poco preso servizio presso la caserma di via 24 Maggio. Con l'assessore Di Baggio e con il sindaco sicuramente avremo modo di portare più legalità nella città. I controlli sicuramente saranno intensificati, abbiamo intenzione anche di aumentare l'orario di servizio e di espletare servizi anche nelle ore serali e notturne, proprio finalizzati a dei controlli di sicurezza urbana e di degrado urbano. Quindi stiamo anche con l'assessore e il sindaco predisponendo dei progetti proprio di sicurezza urbana per garantire la presenza della polizia locale anche nelle ore serali e notturne. Vigilanza più stringente dunque anche sulla movida notturna, in particolare nel centro storico, non appena saranno espletati tutti i passaggi tecnici e burocratici. Dobbiamo soltanto perfezionare qualche cosa, tra cui l'armamento, perché per fare, purtroppo, per espletare il servizio serale e notturno c'è bisogno di essere armati. Stiamo dando seguito a quello che è previsto nel regolamento di polizia locale, che prevede per l'appunto l'acquisto dell'armamento per gli agenti. Appena abbiamo perfezionato il tutto partiremo con questi servizi. Spero di riuscirci per il mese di agosto, dipende anche dalla velocità dell'approvazione del regolamento e per quanto riguarda il nulla osta della questura per l'acquisto delle armi. Sul fronte della lotta al degrado, nel mirino anche i furbetti della differenziata, con un occhio di riguardo alle isole ecologiche e alla periferia del capoluogo Pentro. I controlli saranno estesi non solo nel centro storico, ma a tutto il territorio, anche nelle frazioni, nelle borgate, quindi avremo modo di far conoscere la polizia locale in ogni angolo della città. Io sarò sempre in prima linea, quindi molte volte scenderò con loro, perché a me piace comunque guidare la mia truppa. L'essere in prima linea ha portato il comandante Di Nardo a dover intervenire personalmente in un episodio verificatosi mentre era in servizio nella sua precedente sede. Diciamo, è uno degli interventi che ha portato all'arresto di una persona, purtroppo ha opposto resistenza per dei motivi futili e banali. A volte le persone non riescono a capire che è meglio pagare un verbale di 30-50 euro e non arrivare alle mani, perché poi si è costretti ad operare e ad applicare la legge penale. E siamo stati costretti, tra virgolette, ad applicare la legge e ad arrestare la persona, che è stata poi processata e condannata per direttissima.